Un salve di che benvenuti al mio show. Oggi ci siamo online su niente, su nessun gioco. Perché questo, ragazzi, sarà un video aggiornamento. Sarà un po' un video aggiornamento di tutto quanto. Di quello che ho comprato di nuovo. Ho comprato queste nuove cuffie qua. Ho comprato questo microfono qua, i cui vi andrò a parlare nel video praticamente. Ma direi di non perderci in chiacchiere e possiamo cominciare. Buona visione. Allora, praticamente possiamo tranquillamente iniziare da queste, che sono le mie nuovissime cuffie da studio professionali, ragazzi. Queste sono le mie nuovissime cuffie da studio professionali. Sono le Beyerdynamic DT990 Pro da 80 ohm in edizione limitata, una roba del genere, non so pronunciare l'inglese. Io in l'inglese, ragazzi, ci prendiamo a pugni, ragazzi, ogni giorno. Sono delle cuffie ovviamente molto professionali da studio, cuffie aperte, ve le faccio vedere un pochino da vicino. Eccole qua, signori, sono ovviamente con i padiglioni in velluto, è molto morbido, molto confortevole. La cosa che ho da dire è una cosa un pochino strana: non si sentono i bassi. Cioè, non si sentono, ma si sentono pochissimo i bassi. Le altre frequenze si sentono benissimo, ragazzi. Ovviamente cuffie straconsigliate, costano la bellezza di 170 euro. Però comunque, ragazzi, sono super consigliate. Il secondo ed ultimo oggetto che ho comprato, signori, è il Fifine K658, signori. Il microfono da studio, gaming, podcast, quello che volete, che è praticamente pari o quasi pari allo Shure SM7B. Signori, praticamente io ho confrontato questo microfono qua con questo microfono qua, e praticamente si sente meglio questo microfono qua, che costa 80 euro, ragazzi, 80 euro, rispetto a questo che ne costa quasi 200, signori. E non sto scherzando, ragazzi. Ovviamente ci tengo a dire, ragazzi, che questo video non è tutto quanto uno sponsor, non è per niente uno sponsor, ragazzi, perché io purtroppo questi prodotti me li sono dovuti comprare con i miei soldi del compleanno, signori. Però comunque, per upgradare la qualità audio del canale, è stato veramente un acquisto molto sufficiente. Vi faccio vedere un pochino le specifiche del mio microfono. Allora, praticamente, prima di tutto è USB, quindi non praticamente non state a buttare cavi in giro XLR, poi comprare scheda audio, la cosa blu, la cloud, non mi ricordo manco come si chiama, il cloud filter. Non state praticamente a comprare questa roba qua, perché è USB questo microfono. E poi abbiamo anche l'opzione di mutare l'audio in questo modo qua, guardate qua. In questo modo posso... E poi praticamente abbiamo anche il monitoring del microfono, perché, ragazzi, guardate qua, c'ho un botto di cavi sotto il microfono, perché sono cavi delle cuffie del microfono. Però comunque qui, ecco qua il cavo delle cuffie. Abbiamo il cavo delle cuffie che ci permette di monitorare l'audio del microfono. Io lo sto facendo in questo momento, signori. Wow. Poi abbiamo il sound, signori. Il sound è veramente molto bello, molto caldo anche. Si avvicina allo Shure SM7B come frequenza, ragazzi. Non ci sto credendo, ragazzi, che un microfono da 100 euro riesca a equivalere, oddio, a equivalere, quasi a equivalere un microfono da oltre 400 euro. Sì, 400 euro costa solamente il microfono. In tutto viene a costare 800 euro. Sì. Abbiamo anche la possibilità, ragazzi, di regolare il gain, ovvero questa rotella qui, che praticamente posso roteare. E praticamente adesso non mi sentite più, adesso mi sentite ancora di più. E poi ovviamente abbiamo le luci RGB, che sono praticamente quelle che sono qui sotto, che se vado a cliccare qui sotto ovviamente si accendono. E guardate che bell'effetto che fanno, signori. Io le tengo spente perché per dare un po' al microfono quel look professionale e non quel look da gaming, perché comunque un microfono deve essere professionale e non deve essere da gaming. Ma detto questo, signori, le novità sono finite. Possiamo passare alle novità future che vedrete nel mio canale. Sì, nel frattempo è cambiato giorno e mi sono anche fatto i capelli. Però vabbè, tralasciamo questo particolare. Comunque, signori, le novità nuove che vedrete nel canale in futuro saranno il fatidico, fantasmagorico e fantastico computer nuovo. Il nuovo computer LMG. Purtroppo mia madre mi ha detto: non puoi spendere 2.000 euro tutti quanti in una botta. Quindi sì, mi prenderò solamente il dissipatore e il processore per adesso. Però comunque continuerò a mettermi soldi da parte per farmi tutto quanto il computer. Potrei riuscirmelo a fare, non lo so, entro Natale, per dirvi.
Ma detto questo, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like al video. Mi raccomando, io vi saluto, il Luke vi saluta. E con questi nuovi upgrade ci vediamo in un prossimo video. Ajante!